Volevo condividere con voi un brevissimo pensiero, questo brano di Vangelo. Di solito, quando leggiamo questo brano di Vangelo, la nostra attenzione è su Giacomo, su Giovanni, sui discepoli, cioè Gesù parla della sua passione e questi che pensano di fare carriera, no? Fa che noi possiamo stare alla tua destra, alla tua sinistra. E neanche gli altri discepoli erano attenti a quello che Gesù ha detto, perché si indignavano verso Giacomo e Giovanni, forse perché un po' invidiosi, perché volevano essere loro alla destra o alla sinistra del Signore. Quindi è un brano di Vangelo che conosciamo e quindi ci fermiamo su questo. Io invece oggi, leggendo questo brano di Vangelo, mi sono fermato su una frase che c'è nel Vangelo, quando Gesù dice: allora voi non sapete quello che chiedete. E mi ha colpito questa frase perché quasi quasi in queste parole Gesù ci dice come deve essere la nostra preghiera. Cioè la preghiera non è i nostri desideri che diciamo al Signore. I desideri sono una cosa, la volontà del Signore è un'altra. No, tante volte noi chiediamo al Signore secondo i nostri desideri, cioè secondo quello che noi pensiamo che è un bene per noi, quello che ci fa piacere, quello che vorremmo fare. E quindi la preghiera è tutta centrata sui nostri desideri. E quindi a volte sembra che il Signore non risponde alla nostra preghiera. Perché? Perché non realizza i nostri desideri. E Gesù ci dice: tu non sai quello che stai chiedendo. Cioè tu non sei cosciente di quella che è la volontà del Signore. Allora, cosa ci dice Gesù secondo me? Che noi quando preghiamo, sì, dobbiamo dire al Signore i nostri desideri, no? Tante volte quello che c'è nel nostro cuore noi lo diciamo al Signore perché si possa realizzare. Però dobbiamo essere aperti alla volontà del Signore. Dobbiamo essere aperti a quelli che sono i Suoi progetti, quelli che sono i Suoi desideri, che sicuramente sono per il nostro bene. Allora, quando Gesù ci dice: voi non sapete quello che chiedete, ci sta dicendo proprio questo. Noi dovremmo metterci in preghiera, invocare lo Spirito Santo, chiedere allo Spirito Santo di farci comprendere quella che è la volontà del Signore, chiedere al Signore di parlare al nostro cuore. E lo Spirito Santo che ci faccia capire quello che il Signore ci dice. Allora poi possiamo chiedere di realizzare quella che è la sua volontà e poi diciamo al Signore se si possono realizzare i nostri desideri, perché non è detto che i nostri desideri sono per il nostro bene. Allora, ecco, partendo da questo brano di Vangelo, prendiamo questo impegno. Quello di invocare lo Spirito Santo quando noi preghiamo, che lo Spirito ci faccia capire quello che dobbiamo chiedere e che ci faccia comprendere quella che è la volontà del Signore. Sia lodato Gesù.